vive, respira, sopporta, commuovere, nasce ancora, lascia che splenda per sempre. Sono due brani, quello di apertura che stiamo ascoltando in sottofondo è nato dalla collaborazione con Matteo Buzzanca, che è anche produttore del brano, e quindi da un incontro pomeridiano dove ci siamo divertiti, diciamo, a creare delle improvvisazioni su questa base che Matteo aveva creato, e, insomma, che mi ha dato l'ispirazione per queste linee melodiche, questi divertisman, ecco. E poi invece il brano che è in chiusura, che si chiama Per Noi, è stato prodotto da Federico Sambugaro, in arte Federico secondo me, e insomma mi sono occupato del testo e, insomma, assieme a lui anche della musica, e devo dire che è un brano che anche esso è nato dal divertimento e da un'ispirazione africana, se vogliamo, cercando un'ispirazione potente ma genuina allo stesso momento, ecco. Per quanto riguarda un tema così delicato, che appunto è non in particolare il riciclo ma la natura, proprio perché la natura è il più grande patrimonio che abbiamo mai avuto, e purtroppo non lo stiamo trattando tanto bene. E quindi, insomma, questa canzone è un modo per divertirci e ricordarci di questa cosa. Pochi immaginano che di notte la spazzatura si risveglia. Ehi là, non ti piacerebbe tornare là fuori? Siamo spazzatura, Bubbles, accettiamo la nostra spazzaturezza. Vive avventure straordinarie. Non perdetevi il nostro spettacolo! Piramidi, giravolte, salti mortali! E sogna di essere riciclata. E il settore musica in questo momento può avere una nuova vita come i personaggi del film? Assolutamente, deve avere, la musica si rigenera in continuazione, quindi sicuramente l'avrà. Preparati per una fantastica avventura. Bisogna guarire il mondo, la vita vicino. Bisogna guarire il mondo, la vita vicino intorno e parla. Come ti chiami, straniero? Trash. Sei fantastico, Slim. La spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro.